Così il momento è arrivato. Parlami della fonderia. È un luogo sacro dove l'anima si fonde alla pietra. Da qui non sembra poi così sacro. Le tenebre hanno risparmiato ben poco nel nostro regno. Ma la fonderia è un luogo magico, forte. E con il tuo aiuto lo riscatteremo. Cosa è successo agli altri custodi? Nei miei sogni ho avvertito molti dei miei fratelli, ma solo uno chiama ancora. Oran, uno dei custodi più antichi. Il suo canto mi perseguita ancora, anche se la sua pietra è perduta. Senso. Sentito il custode? Da soli è pericoloso. Ti aiuto io. Posso equipaggiarlo.
Ho lanciato pietre più grosse di te! Ti sei dimenticato di me per caso? Apri questa cosa! Resta lì, alla porta ci penso io. Sono pronto. Quello è il guardiano, cavaliere. Se vuoi raggiungere l'albero, dovremo svegliare quella bestia. E poi? Il guardiano farà quello per cui è stato creato. Eliminerà la corruzione che blocca l'albero.
Ma sembra ultimato, perché se ne sta lì senza far nulla. Sì, il corpo è ultimato, ma per ora non è altro che pietra inanimata. Per dar vita alla pietra, servono le essenze del cuore di un creatore. 3 per una bestia di queste dimensioni. E come facciamo a procurarcele? Queste pietre del cuore sono state costruite insieme al guardiano, ma non sono mai state unite alla pietra. Sono tutte nel tempio. Dobbiamo solo trovarle. Andiamo allora. È già finita! Datti da fare, allora! Thank you.
ci penso io. Lasciala. Questa cosa è pesante. Posso ancora usarlo. Salta su, cavaliere! Ti lancio io! Questo tocca a te!
dopo di te. Tutto bene, ti ho preso! Cominciavo a riscaldarmi. Thank you.
Seguimi! Impossibile. È il momento di farti conoscere il tuo martello.
posso ancora usarlo. Non posso. Una pietra del cuore racchiude l'anima di un grande creatore. Trova il modo di portarla giù e io la trasporterò. Da questa parte! Cavaliere, salta su! Come una femmina!
agitarti, cavaliere. Ci penso io. Riportiamola al guardiano. Ho un brutto presentimento. Vecchia pietra si risveglia. Non abbiamo ancora finito, mi sa.